importante, Marco. La parola l'ha usata più volte, etica, c'è dell'etica nella finanza, Giusy? Questa parolaccia che ti sto dicendo, c'è dei progetti etici anche per la finanza? Sì, soprattutto nell'ultimo periodo, ma comunque questa strategia che è stata adottata anche in finanza nell'andare a sostenere quelle che sono tutti i progetti e tutte le tematiche del futuro che riguardano i trend, e inevitabilmente l'aspetto etico sta nella sostenibilità di questo tipo di finanza, nella sostenibilità di alcuni progetti. Chiaramente la finanza non è un progetto, non si sviluppa intorno alla beneficenza o al volontariato, ma anche facendo finanza è possibile andare a sostenere coloro che invece della sostenibilità ne fa un core business. Sto parlando soprattutto di tutte quelle che sono le attenzioni nell'ambito della green economy, piuttosto che dell'attenzione al clima, all'ambiente, all'inquinamento, piuttosto che all'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile e ragionevole. Ma l'aspetto della finanza etica tocca anche tutto quello che è l'aspetto del benessere nell'ambito degli ambienti lavorativi, cioè i famosi fondi ESG hanno all'interno non solo l'attenzione per la green economy, ma anche per tutti quelli che sono il benessere, la valorizzazione delle persone e la continuità. La S sta per social, quindi l'attenzione per le persone negli ambienti di lavoro, e la G per governance, quindi tutto quello che è la continuità e le strategie di organizzazione, di continuità del business, delle aziende, rivolte al futuro, sempre con un occhio di attenzione rispetto a tutto quello che è la sostenibilità, quindi il vedere nel futuro la continuità del business senza calpestare il pianeta, senza calpestare le risorse. Quindi questo è importante. Anche nella finanza c'è questa attenzione. Chiaramente ci vuole tempo, anche in questo ambito l'orizzonte temporale è fondamentale. Quindi Marco, tornando a